Perdonatemi, ho detto che oggi ci sarebbero stati problemi di connessione. Dicevo appunto che per quanto riguarda la scuola abbiamo fatto due incontri con l'unità di crisi, sia giovedì, e ci siamo riaggiornati a venerdì. L'intenzione che avevamo naturalmente era quella di farli tornare in presenza da oggi i ragazzi della terza, quarta e quinta classe della primaria. In realtà l'unità di crisi, i direttori delle ASL, ma gli esperti che fanno parte dell'unità di crisi hanno ritenuto non fosse opportuno. Per questo in realtà si è trovato, tra virgolette, non dico il compromesso, ma insomma si è ritenuto opportuno, ecco, far ritornare solo la terza classe. È ovvio che per la settimana prossima, quindi per il 25, noi ci auguriamo possano ritornare la quarta e la quinta classe della primaria. So bene che ogni decisione che intendiamo perseguire incontra tutta una serie di critiche da una parte e dall'altra. Quelli che sono per la didattica a distanza, che sono in tanti, ma anche quelli che in realtà sperano che si possa tornare in presenza il prima possibile. Vorrei far capire che ogni volta che noi adottiamo, prendiamo, ecco, una decisione, lo facciamo sempre cercando di capire sia qual è l'andamento della curva epidemiologica, sentendo, ovviamente ascoltando quello che è il parere degli esperti, e cercando di contemperare, io lo dico sempre, quello che è il diritto allo studio, all'istruzione, con il diritto alla salute. Per questo adottiamo una linea di prudenza, lo abbiamo da sempre fatto. Qualcuno in questi giorni ha scritto che sembra una contraddizione che in una regione gialla in realtà le scuole per parecchie classi siano con didattica a distanza. In realtà questa non è una contraddizione. Se la Campania in questo momento è considerata zona gialla, ovviamente perché abbiamo fatto delle scelte che sicuramente erano dure. All'inizio siamo stati molto criticati, ma oggi è evidente che raccogliamo i frutti di quelle che sono state delle scelte difficili, delle scelte complicate che però abbiamo deciso comunque di assumere. Per cui per questa settimana continueremo con la presenza fino alla terza classe. In realtà la cosa fondamentale che abbiamo cercato di fare in questi mesi è stato immaginare un ritorno in presenza che poi non implichi un ritorno alla didattica a distanza per le classi che abbiamo fatto tornare in presenza. Questo perché riteniamo naturalmente che sia molto peggio per i nostri studenti, per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, tornare in presenza e poi eventualmente per delle criticità riportarli con didattica a distanza. Per cui lunedì prossimo, sicuramente cercheremo di far tornare in presenza la quarta e la quinta classe della primaria. Tra l'altro, ci dovrebbe essere una riunione dell'unità di crisi a metà settimana, io credo intorno a mercoledì, proprio perché vogliamo dare per tempo indicazioni sia alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ma naturalmente anche alle famiglie. Per cui proseguiremo naturalmente in questa strada che abbiamo intrapreso, cercando di contemperare i due diritti all'istruzione e alla salute. Quindi non c'è assolutamente contraddizione tra l'andamento in realtà della curva epidemiologica, il colore che la nostra regione ha e naturalmente le decisioni che stiamo prendendo, che sono coerenti rispetto alla scelta che abbiamo fatto al principio. Altra cosa che si è decisa in unità di crisi riguarda il monitoraggio che dovrà essere fatto
impatto sulla personale scolastico, docente e non docente, che è tornato in presenza. Quindi quello che vuole fare la Regione Campania è monitorare ovviamente quella che è la situazione. Sicuramente lo faremo sul personale scolastico, ovviamente abbiamo chiesto che possa essere fatto anche sugli studenti chiaramente tornati in presenza, quindi un monitoraggio continuo e costante. Questo lo faremo, l'unità di crisi ha deciso naturalmente di farlo, affidandosi ai medici di medicina generale e anche naturalmente ai pediatri. E questo lo dobbiamo fare per dare sicurezza alle famiglie e naturalmente al personale scolastico. Ci tengo a dire che nonostante io so che molte famiglie, perché mi scrivete chiaramente continuamente, molte famiglie avevano timore a far tornare i loro figli in presenza, in realtà le percentuali di presenza degli studenti sono state assolutamente alte. Questo io credo che sia positivo, perché significa che i genitori hanno fiducia nelle istituzioni, hanno fiducia nel personale scolastico, nelle scuole, nei dirigenti scolastici, nei docenti, nel personale amministrativo, e questo penso che sia una cosa assolutamente positiva, perché significa che nonostante la paura noi ci affidiamo alle istituzioni. Altra questione che è stata affrontata è il servizio di refezione. Ci sono state una serie di richieste di chiarimento, ma devo dire che ANCI Campania ha scritto un chiarimento sul suo sito che è quanto mai opportuno. Quindi quello che l'unità di crisi ha inteso fare rispetto al servizio di refezione scolastica è, da una parte, non compromettere il servizio laddove era già stato attivato, evitando però che fosse attivato laddove non era ancora partito. Questo chiaramente sempre in un'ottica prudenziale. Anche rispetto a questo, naturalmente, e questo solo per alcune settimane, quindi naturalmente già mercoledì ci riuniremo e cercheremo di capire di nuovo se ci sono delle azioni da mettere in campo, questo sempre per garantire la salute dei nostri studenti e del personale scolastico tutto. Dunque, anche per la secondaria di primo e di secondo grado, ovviamente io posso dire già informalmente, non c'è stata ancora la riunione dell'unità di crisi, ma è evidente che il 25 non potranno tornare in presenza. Dopodiché ci sarà anche una convocazione con i sindacati per cercare di capire se ci sono delle priorità rispetto alla secondaria di primo e di secondo grado. Un'idea potrebbe essere quella, ovviamente, dei laboratori per le secondarie di secondo grado, che devo dire sono quelli che mi preoccupano di più. Naturalmente qualunque tipo di scelta sarà fatta insieme alle organizzazioni sindacali, ascoltate le organizzazioni sindacali e naturalmente insieme all'unità di crisi. Io spero di essere stata chiara e spero davvero che la notizia di Procida possa essere di buon auspicio per il futuro. Vorrei ricordare a tutti di stare naturalmente sempre attenti, di non abbassare la guardia. Non dobbiamo pensare semplicemente che, essendo una regione di colore giallo, quindi che ha una situazione epidemiologica migliore rispetto ad altre, possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad essere attenti, perché quando sento critiche rispetto al ritorno in presenza, voglio sempre ricordare che dipende principalmente da noi, da ognuno di noi. Per cui facciamo tesoro di quella che è di quello che è il comportamento, soprattutto dei più piccini, degli studenti più piccoli, che sono estremamente attenti al rispetto di tutte le regole, e cerchiamo davvero ciascuno di noi di seguirle in maniera assolutamente pedissequa, perché da questo naturalmente dipenderà il futuro nostro, sicuramente della nostra scuola, perché è ovvio, abbassando il livello di contagio questo renderà la situazione molto semplice per tutti.
Per questo io vi ringrazio, perché sono sicura che la maggior parte di voi cercherà appunto di seguire quelle che sono regole di buon comportamento. Ringrazio ancora tutti i dirigenti scolastici e il mondo della scuola per aver sostenuto la candidatura di Procida, e vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana per aggiornamenti. Quindi sicuramente mercoledì ci sarà questo incontro con l'unità di crisi e naturalmente sarete informati. Una cosa che mi preme dire, ci tengo a farlo ora, si sta diffondendo l'idea che ci siano dei gruppi o delle chat dove le informazioni possono essere reperite prima di altri. Non è assolutamente così, io sto sempre attenta a non fare mai post e non dare mai informazioni se non dopo i comunicati ufficiali naturalmente della Regione Campania, quindi solo dopo i comunicati naturalmente io do informazioni. Per cui chiedo a tutti di riferirsi naturalmente a quelle che sono le informazioni ufficiali che dà la Regione, e naturalmente potete trovare le informazioni anche sulla pagina, la mia pagina Facebook ovviamente, oppure sui profili social, Instagram, che però sono sempre successivi rispetto alle comunicazioni ufficiali. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, e alle persone che sono maleducate, scortesi, che fanno commenti assolutamente inopportuni sulla mia pagina, dico che non siete certo di buon insegnamento per i vostri e i nostri in generale studenti e figli, per cui vi chiedo di utilizzare sempre buona educazione per essere d'esempio a tutti. Buona serata e grazie a tutti.